A San Giovanni Tiatino, in provincia di Chieti, 13.884 abitanti, il 3 e 4 ottobre si rinnova l'amministrazione comunale dopo 10 anni sotto la guida del sindaco Luciano Marinucci. Sono 4 i pretendenti alla fascia tricolore sostenuti da altrettante liste. Si tratta di Efrem Martelli, candidato con la lista civica Ama e Vivi la tua città, lista numero 2 per il candidato del Movimento 5 Stelle Mario Cutrupi. Giorgio Di Clemente è il candidato sindaco per la lista numero 3. Di Clemente è vice sindaco uscente e rappresenta la continuità con l'attuale amministrazione. Una nuova mossa è la lista civica che sostiene la ricandidatura a distanza di anni dell'ex sindaco Verino Caldarelli. Il 4 ottobre anche gli elettori del comune di San Giovanni Tiatino sono chiamati a rinnovare il consiglio comunale e il sindaco. Siamo in compagnia di Efrem Martelli, il candidato sindaco della lista numero 1, a cui chiediamo subito di fare il suo identikit. Efrem Martelli ha 46 anni, è un imprenditore avicolo-agricolo, ossia produco uova, è laureato in giurisprudenza, padre di 2 splendide figlie, Maria e Cecilia, è innamoratissimo di Francesca Mariani. Questo è Efrem Martelli, politicamente nasce nel 2006, si candida con Verino Caldarelli dove risulta, viene eletto, fa l'assessore, poi viene rieletto una seconda volta ed oggi sono qui candidato sindaco della lista Ama e Vivi la tua città, consigliere provinciale in carica, pronto ad affrontare questa nuova sfida. Ecco, nella nuova sfida, nella campagna elettorale, punta fortemente su 5 pilastri. Partiamo dal primo, che è quello di Palazzo di Città. Beh, Palazzo di Città è il giusto completamento della Piazza San Rocco. Abbiamo messo al centro del nostro progetto la cultura, l'istruzione e quindi cosa meglio di portare al centro della Piazza San Rocco una nuova scuola superiore, la prima scuola superiore a San Giovanni Tiatino. Naturalmente all'interno di questo palazzo di città vogliamo riportare tutti gli uffici che oggi sono in affitto. Ricordo che San Giovanni Tiatino, il comune, paga oltre 159.000 euro all'anno di affitti, di cui una parte vanno anche a una famiglia di un assessore, e quindi riteniamo di riportare tutto lì dentro e trasferire anche la prima scuola superiore di San Giovanni Tiatino. L'Abruzzo, i borghi abruzzesi sono anche ricchi di turismo. Voi puntate molto sull'anfiteatro dei Calanchi per riqualificarla e dargli una nuova vita. Guardi, San Giovanni Tiatino ha una posizione strategica, è al centro dell'area metropolitana. All'interno di San Giovanni Tiatino c'è l'unico aeroporto d'Abruzzo, quindi è giusto che chi arrivi a San Giovanni Tiatino pernotti a San Giovanni Tiatino, quindi abbiamo intenzione di far sì che nell'area collinare ci siano tante attività ricettive e quindi riteniamo di porre al centro di questo progetto collinare un anfiteatro, o meglio un teatro greco all'aperto, dove immagino tutti i sangiovannesi, ma anche chi verrà a visitare San Giovanni Tiatino potrà andare a guardare delle belle commedie teatrali o commedie musicali all'aperto, e chi vive San Giovanni Tiatino d'estate si trasferisce in una parte alta e potrà godere di questo spettacolo che abbiamo in mente e che è facilmente realizzabile fondamentalmente. Anche per incentivare l'attività culturale sul territorio. Certo, comunale. La cultura, come ho già detto, è al centro del nostro progetto e quindi un anfiteatro nella parte alta del paese sicuramente porterà tanti artisti, tante rappresentazioni sul nostro territorio. San Giovanni Tiatino deve diventare il centro dell'area metropolitana e non più la periferia di Chieti e Pescara come è oggi. Abbiamo la prossima realizzazione della chiesa di Mario Botta, quindi un anfiteatro a fianco all'opera di Mario Botta e un palazzo di città all'altezza porteranno sicuramente San Giovanni Tiatino ad essere protagonista dei prossimi anni dell'area metropolitana. In pochi puntano sullo sport, no? Perché danno per scontato, perché ci sono tante associazioni che fanno sport, ma anche l'amministrazione comunale deve aiutare, spingere a fare sport e veicolare tanti ragazzi su questa attività. Guardi, San Giovanni Tiatino ha una tradizione sportiva incredibile. Tutti noi ragazzi di San Giovanni Tiatino abbiamo frequentato la palestra comunale, pallavolo, pallamano, pallacanestro, e quindi è giusto che noi, che nel frattempo siamo cresciuti, dobbiamo regalare ai nostri figli il primo palazzetto dello sport a San Giovanni Tiatino. E l'abbiamo immaginato non come gli altri al centro della città, nella cittadella, per intasare ancora più il traffico, ma l'immaginano a Dragonara. Basterà uscire dalla strada attrezzata, basterà uscire dall'autostrada, passare dietro Ikea
e troverete il palazzetto dello sport a fianco alla scuola elementare di Dragonara, di scuola superiore, scusa, questo lo rifacciamo, alla scuola elementare di Dragonara, al polo scolastico di Dragonara. Ecco, quanto è difficile realizzare questo? Sarà non difficile, è difficile, è facilissimo, è il momento giusto, stanno arrivando tanti fondi dall'Europa, dobbiamo essere bravi a intercettarli e io ho la squadra giusta, perché la mia squadra è una squadra di persone competenti, capaci, e quindi sicuramente riusciremo a prendere questi soldi e realizzare il palazzetto dello sport di San Giovanni di Latino. Oltre a questo, la riqualificazione del bocciodo. Certo, questo è il nostro fiore all'occhiello. Io ci tengo molto e voglio spiegare una cosa. Innanzitutto io non ho nulla contro chi gioca a bocce. Prima di fare questo faremo dei campi da bocce all'interno della città dello sport, dove è giusto che ci sia, i professionisti delle bocce devono giocare lì. Ma questo spazio immenso di 840 metri quadrati realizzato nel 1985, e oggi sono passati 36 anni dalla sua realizzazione, ha bisogno di una giusta ristrutturazione. È un cambio di destinazione d'uso. Perché dico questo? Perché questo bocciodromo si trova all'interno dell'unico vero parco che abbiamo a San Giovanni di Latino, ovvero il parco in via Ciafarda, dove ci sono degli alberi. E io immagino che questa struttura possa essere data in dono a tutta la comunità. Deve essere un luogo dove tutti la potranno vivere. Feste di compleanno a costi contenuti, i nonnini che vanno a danzare, una presentazione di un libro, un piccolo concerto, un luogo dedicato alle famiglie. Ma la cosa più bella è che noi l'abbiamo immaginato in una maniera tale che potrà essere utilizzato anche dall'esterno. Sarà un grande cinema all'aperto, sarà fatto con, già l'abbiamo realizzato, già l'abbiamo immaginato, ci sarà una grande parete dove si potranno vedere tutti gli spettacoli possibili e immaginabili. Che ne so, quest'estate ci sono stati gli europei, beh, tutta San Giovanni di Latino dalla pista di skate potrà vedere questo bellissimo spettacolo, un grande cinema all'aperto per tutta San Giovanni di Latino. Tra i cinque pilastri c'è anche quello della natura, ovviamente. Il parco fluviale è un vostro pilastro su cui puoi fare la campagna elettorale e chissà, magari portare a realizzazione. Allora, l'ho detto già, San Giovanni di Latino è una terra santa, abbiamo la collina, abbiamo le strutture, abbiamo le imprese e abbiamo anche il fiume che non abbiamo mai utilizzato. In una zona, un quartiere che si chiama per noi di San Giovanni di Latino Livasse, che non ha nulla, quindi noi dobbiamo valorizzare questa risorsa non solo per San Giovanni di Latino, ma anche per dare dignità a un intero quartiere, e io lo prometto, lo farò. Mi riattacco all'identikit, no? Perché poi lei ha scelto, dopo aver fatto così, diciamo, tra virgolette, la gavetta, come si fa sempre, ha scelto anche di candidarsi a sindaco. Come mai? Ma guardi, questa è un'avventura iniziata 3 anni e mezzo fa. Io nel 2016 sono stato rieletto con la lista di Luciano Marinucci, ma dopo 1 anno e mezzo ho deciso di andare via perché non ritenevo che quello che avevamo promesso ai cittadini è quello che stavamo facendo. Quindi mi sono messo in opposizione tranquillamente e per 3 anni e mezzo sono stato lì. Man mano altre persone come Maria Elia, che ringrazio, si sono messe a fianco a me. E poi a gennaio di quest'anno questo progetto è sfociato in Ame Vive la tua città, abbiamo creato un gruppo incredibile dove ci sono ben 13 persone su 16 che non hanno mai fatto politica, ma sono tutti professionisti, tutte persone capaci, competenti, imprenditori, insomma ci sono tutte le categorie di San Giovanni di Latino che hanno deciso di dedicare il proprio tempo ai cittadini di San Giovanni di Latino. Quando ci siamo visti una delle prime volte e ci siamo resi conto che le nostre idee potevano migliorare San Giovanni di Latino, dovevamo fare una scelta, anzi dovevano fare una scelta, o far finta di nulla e tornare a casa ai loro problemi, alle loro famiglie, ai loro hobby, o fare la scelta di impegnarsi per il territorio. E queste persone hanno deciso di impegnarsi col territorio, insieme a tutta l'opposizione. Siamo presenti io, Maria Elia, che rappresenta Fratelli d'Italia, Pino Costantini e anche ci ha raggiunto Cinzia Silvestri del PD, che ha deciso di appoggiare questa lista. Una vera e propria lista civica. Una vera e propria lista civica per il bene di San Giovanni di Latina. E io sono profondamente orgoglioso di quello che stiamo facendo. Ogni sera ai nostri comizi c'è tantissimo entusiasmo e quando finisce il comizio, come quello di ieri sera, c'è un'adrenalina, c'è una positività che mi dà una forza incredibile. E quando stamattina sto facendo questa intervista mi sento bene, contento di quello che ho fatto fino ad oggi. In conclusione, in 30 secondi, l'appello del candidato sindaco Efrem Martelli agli elettori del comune di San Giovanni di Latino. 30 secondi sono pochi, però io, come ho già detto, basta guardare gli slogan che abbiamo scelto. Giorgio Di Clemente ha scelto
un amico in comune. Beh, io sono proprio l'esatto contrario, io voglio un comune amico. Non credo che bisogna avere un amico in comune, bisogna avere in comune competenza, trasparenza, capacità e sensibilità. Perino Caldarelli parla di tornare al futuro. Bene, io dico che il futuro si costruisce e 5 anni fa Verino Caldarelli, il giorno dopo che ha perso, è tornato a casa. Io invece sono stato lì, ho fatto interrogazioni, mozioni, ho costruito una squadra e sono pronto ad amministrare San Giovanni di Latino. Il domani è già qui e siamo noi. C'è in lista anche Mario Cutupi che si candida e a lui chiediamo subito di fare il suo identikit. Mi chiamo Mario Cutupi. Sto a San Giovanni Teatino ormai da 35 anni e ho visto cambiare San Giovanni Teatino nel bene e nel male rispetto a quello che avevo trovato quando sono arrivato, e questo assieme a un gruppo di persone ci ha spinto a impegnarci perché alcuni cambiamenti non ci piacevano, cioè non andavano verso la direzione che pensavamo giusta. E così già 5 anni fa ci siamo candidati con una squadra, sempre io candidato sindaco, proprio alle elezioni di 5 anni fa. Io sono entrato in consiglio comunale, ho fatto, diciamo, il mio ruolo, ho portato avanti il mio ruolo di opposizione facendo tutto quello che prevede la legge, cioè controllando il lavoro della maggioranza. In questi 5 anni ho fatto emergere tantissime cose negative e grazie proprio a questi 5 anni abbiamo costruito adesso con la nuova squadra un nuovo programma che è misurato per la città, che gli permetterà alla città di cambiare, di voltare pagina, diciamo. Ecco, nei comuni più piccoli, tra virgolette, perché comunque non ci sarà turno di ballottaggio, ma anche per poco, in tanti scelgono una lista civica. Lei ha scelto invece di proseguire la sua sfida con il simbolo del Movimento 5 Stelle, perché? Beh, il Movimento 5 Stelle ha dei valori che sono, per me, sono importantissimi, rappresenta la legalità, rappresenta il rispetto per gli ultimi, anzi l'attenzione particolare agli ultimi, un po' quelle che sono anche l'ambiente, cioè tutte delle cose che non è che vengono dette così tanto per dire, perché proprio rientrano nel nostro DNA. Noi, io come tutta la mia squadra, siamo quelli che ancora quando vedono qualcosa di storto si indignano, non dicono vabbè così, no, si indignano e provano a cambiarla. Ripeto, questo è il motivo per il quale noi ci siamo portati, abbiamo deciso di fare una lista, abbiamo cercato, a dire la verità, di fare un raggruppamento con altre figure civiche che non avevano nulla a che fare con questo, soltanto che poi, diciamo, vicissitudini ormai note a tutti quanti ci hanno portato poi a dire ok, andiamo avanti da soli. Un tema che affronteremo, lei già lo ha citato, che è quello dell'ambiente, è un tema importantissimo. Un tema importantissimo e oltretutto io qualche giorno fa abbiamo avuto ospite la sottosegretaria alla transizione ecologica e a lei stessa, Ilaria Fontana, e a lei stessa ho annunciato che in giunta ci sarà un assessorato alla transizione ecologica. Noi per transizione ecologica intendiamo tutto quello che farà cambiare e utilizzerà al meglio il territorio nel pieno rispetto della natura, quindi bonifica di tutte le aree. Noi qui ricordiamo tutti la battaglia della ex fonderia, ma non è l'unica, ce ne stanno tante altre di aree che devono essere, diciamo, attenzionate e controllate. Poi c'è il tema dell'urbanistica, un tema che comunque attanaglia tutti i comuni, specialmente quelli non troppo più grandi, perché c'è da lavorare tantissimo, ci sono dei palazzi da aggiustare, ci saranno sedi da finire. Ecco, l'urbanistica purtroppo mette sempre delle diatribe all'interno dei comuni. Noi per tutto quello che riguarda l'urbanistica abbiamo pensato molto al riutilizzo di quello che c'è e oltretutto utilizzeremo da subito la funzione del 110% per rinnovare, ma più che rinnovare, ricostruire totalmente tutti gli spogliatoi della cittadella dello sport. Ma inoltre, cosa fondamentale, noi abbiamo puntato molto sulla cultura, tant'è che pensiamo di, nel nostro programma è prevista la costruzione di un auditorium multifunzionale che permette di fare teatro, permette di aggregare tutte le persone su quello che la cultura dovrà diventare trainante per San Giovanni Teatino. Quindi un cambiamento, sì,
non più centri commerciali e via dicendo, che già ce ne sono abbastanza, ma un cambiamento proprio totale di quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione pubblica. A confine con le due grandi città, ovviamente ospedali ce ne sono, però la salute è sempre un tema fondamentale e importante, soprattutto quando la popolazione diventa sempre più anziana. Certo, ma non solo, il Covid ci ha fatto capire quanto è importante avere un sistema sanitario importante, affidabile, pronto a servire le esigenze dei cittadini. Per questo nella nostra squadra c'è un medico, Giuliano Salvio, che ha sviluppato tutto quello che riguarda il programma sanità del nostro, appunto, della nostra lista. Noi lavoreremo affinché nasca una casa della salute, che è un ente previsto dalla Regione e dallo Stato per dare un servizio migliore alla cittadinanza e continuativo alla cittadinanza. E inoltre faremo nascere una farmacia comunale a San Giovanni Alta, che appunto legata alla casa della salute permetterà di ricevere ai cittadini direttamente a casa le medicine che sono state prescritte nella casa della salute. Quindi è tutto un percorso, è tutta un'organizzazione basata solo su servizi, su maggiori attenzione alla cittadinanza, quindi un cambiamento in quel senso. Tema sociale e cultura, in uno dei sottopunti che vediamo nel programma elettorale c'è quello del progetto A Spasso. Che cos'è? Beh, il progetto A Spasso è un modo per far coinvolgere la cittadinanza facendola visitare determinati posti e coinvolgendola ad andare verso... Noi abbiamo tutta la parte collinare dove abbiamo intenzione di stimolare delle associazioni per costruire, per far nascere una fattoria sociale e didattica. Questa fattoria avrà la possibilità di fornire orti condivisi, di fornire servizi ai disabili, la pet therapy per chi ne ha bisogno, e oltretutto ci saranno una serie di percorsi ciclabili e pedonali dove le persone potranno andare e anche mangiare, assaggiare, gustare i prodotti di questa fattoria. Lungo la strada troveranno dei punti ristoro. Quindi immaginate i genitori che portano i bambini a vedere gli animali, li lasciano a fare le attività previste dalla fattoria e intanto camminando lungo la strada trovano questi punti ristoro oppure queste aree di sosta dove possono fermarsi in piena natura a leggere un libro oppure a rilassarsi, diciamo un posto di fuga dalle due città vicine. Quindi ovviamente va stimolato per questo, ma non solo, anche il commercio. Certo, per il commercio noi abbiamo previsto uno sportello gestito da una società partecipata che farà un albo di tutto il piccolo commercio, quindi di tutto quello che rientra nel piccolo commercio, dagli artigiani al commercio, e grazie a questo albo, praticamente grazie a questo sportello, i professionisti offriranno a questo sportello una serie di progetti che possono essere finanziati, e lo sportello non farà altro che da tramite tra gli utenti, cioè il piccolo commercio che può accedere a quei finanziamenti, e i professionisti che li hanno predisposti. Quindi un aiuto concreto, immediato e veramente utile a chi ha bisogno di finanziamenti, a chi ha bisogno qualunque tipo di supporto che viene dato da tutte le entità nazionali, europee, ma anche regionali e comunali. E oltretutto servirà anche per mettere in connessione quello che è il piccolo commercio tra di loro, quindi una piccola società che fa un determinato servizio che può essere utile a un'altra società che fa magari lo stesso servizio o ha bisogno di quel servizio. Prima di lasciare all'appello del candidato vorremmo parlare anche di sport, un tema anche importante, no? Per quanto riguarda San Giovanni d'Adino, ricca di tante attività sportive. Certo. Ad oggi lo sport a San Giovanni Teatino, comunque sì, abbiamo effettivamente tanti impianti e altri li costruiremo un bike park, uno skate park e un impianto per la ginnastica di base nell'area, diciamo, dell'ippodromo. Diciamo che però quello che manca ad oggi era la possibilità che dobbiamo dare a tutti i cittadini che già con i loro contributi pagano i mutui per aver costruito queste cose. Quindi già i cittadini hanno ben contribuito all'utilizzo, alla costruzione di queste strutture. Il punto è che ci sono troppi bambini che non possono utilizzare queste strutture, e per il tempo dei genitori, perché
comunque non hanno tempo di portarli e perché costa utilizzare queste strutture. Allora noi abbiamo pensato un servizio che si chiama pre-post scuola ludico sportivo, cioè alla fine della scuola, dell'orario scolastico, i bambini mangiano a mensa, vengono aiutati a fare i compiti, dopodiché con i bussini comunali che cambieremo mettendo quelli ecologici, li porteremo a fare attività sociali con le associazioni sociali oppure attività sportive all'interno delle strutture sportive, e tutto questo con piena collaborazione delle associazioni sportive e delle associazioni culturali, così come delle associazioni che fanno sociale. Quindi un servizio che permette ai genitori di andare a prendere i figli alle 6, quando finiscono di lavorare. Quindi risolveremo tante cose mettendo a sistema tutto quello che abbiamo. In conclusione, in 30 secondi, l'appello del candidato sindaco Mario Cutrupi a tutti gli elettori del comune di San Giovanni Teatino. Io credo che sia arrivato il momento per San Giovanni Teatino di smetterla con quella che è stata fino ad ora la normale politica, ovvero una diatribe, una contrapposizione politica continua tra persone che si spostano da un lato all'altro, ma che poi sono sempre le stesse, con sempre le stesse soluzioni, con sempre le stesse proposte. Diciamo che ogni volta accadeva che chi andava al potere, chi prendeva l'amministrazione, il primo obiettivo era distruggere quello che aveva fatto l'altro, distruggere quello che aveva fatto e prendersela con chi era stato amico, diciamo, di quelli precedenti. Bene, è il momento di cambiare. Per dare la svolta reale a San Giovanni Teatino deve smettere questo. E noi assicuriamo che coinvolgeremo nelle consulte che abbiamo previsto tutti, a prescindere da chi abbia votato, non è importante. L'importante è creare un progetto, questo, che coinvolga tutta la cittadinanza in modo da farla ridiventare comunità. Lista numero 3, un amico in comune, Giorgio Di Clemente, sindaco. Siamo nel suo comitato elettorale. Innanzitutto chiediamo subito al candidato sindaco di fare il suo identikit. Ma Giorgio Di Clemente ha vari motti, cioè l'amico in comune, Giorgio c'è, chi è Giorgio? Credo di essere abbastanza conosciuto. Io sono in politica da parecchi anni, ho iniziato dagli anni 70 nelle file del centrodestra, poi continuati il percorso sempre con la coerenza indiscutibile ideologicamente di centrodestra, e negli ultimi anni sono stato, diciamo così, modificato un bel percorso, sempre rimanendo fermo con i miei ideali, con i miei valori, e sono entrato in un mondo civico, un mondo di lista civica, dove sono stato presente come consigliere provinciale dell'ultima legislatura votata dai cittadini con Alleanza per Giuseppe Antonio, dove ho riportato un ottimo risultato. Ho avuto l'onore di essere tra i consiglieri che hanno rappresentato quella legislatura. E ho avuto anche una candidatura regionale dove sono stato abbastanza soddisfatto del risultato, sempre come lista civica. Negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, nella lista Progetto Comune con Luciano Renucci sindaco, ho rivestito la carica di vice sindaco, tuttora in carica, e oggi mi ripropongo ancora con un discorso civico, ma sempre con il mio cuore politico nello stesso senso di marcia. Ma molto importante, nel formare questa lista non ho chiesto agli uomini e donne che oggi sono con me, la bella squadra di cui sono veramente orgoglioso di avere il mio fianco, non ho chiesto né il loro colore della pelle né quello politico. Ho chiesto loro se amano San Buscetta come l'amo io. Hanno risposto sì e oggi siamo qui. Sarà una continuità amministrativa? Una continuità amministrativa, perché abbiamo lavorato bene e sono contento di quello che abbiamo fatto. Siamo pronti a modificare dove c'è qualcosa da modificare, di ampliare il nostro programma ancora in corso, ma allo stesso tempo di modificare il percorso inserendo tante altre cose, diciamo, che nel frattempo sono venuti fuori come necessità per il Paese. Quindi una continuità, ma nel suo tempo una modifica di quello che è il percorso. All'interno del suo programma la città è la parola chiave, è la città verde. Perché questa parola? Perché di verde c'è bisogno. Oggi non dobbiamo pensare solo a una cementificazione, è un qualcosa sì di importante, ma nel suo tempo dobbiamo pensare a dei percorsi alternativi e creare più vivibilità, diciamo, in quello che è il territorio, quindi far conoscere e nel stesso tempo valorizzare le zone periferiche, creare delle
dei percorsi nel verde, creare, molto importante, una vivibilità, una viabilità anche fluviale, quindi ci agganciamo alla natura e nel nostro tempo a quello che può essere un discorso turistico. Quindi il verde è importante, per noi è molto importante. Leggo qui l'ecomappa, una green city map. Che cosa ci sarà in questa mappa? Ma niente, sono, diciamo, cose oggi all'avanguardia, cioè tutto quello che può servire per migliorare quello che è un discorso di contatto del cittadino con il territorio. Una città nuova, una città a misura di nuova generazione? Sì, come dicevo prima, oggi dobbiamo tenere presente che le generazioni giustamente cambiano, cioè c'è un modo diverso di vivere, di lavorare, di interagire, quindi è giusto mettersi e portare la cittadinanza all'avanguardia di oggi. San Giovanni Teatino è un centro che si trova tra due grandi città metropolitane, Pescara e Chieti. La viabilità e la mobilità sicuramente sono due parole importanti, due temi da affrontare. Sì, noi per questo che nel programma abbiamo messo, come dicevo prima, delle vie alternative, delle vie che vanno in qualche modo a snellire quello che oggi è un traffico intenso, un traffico che ci in qualche modo attenaglia, che ci schiaccia. Quindi parlavo della sicurezza e parlo anche di una viabilità diciamo raddoppiata, ma nel nostro tempo migliorata, perché c'è bisogno perché noi siamo una cittadina, una bella cittadina, che di giorno siamo 14.500 circa di notte 14.500 di residente, ma di giorno il nostro numero sale tantissimo, sale fino ad arrivare a cifre assurde, che purtroppo da una parte sono belle perché è giusto avere traffico, è giusto avere diciamo gente che viene nel nostro territorio per acquistare, per visitarci eccetera, ma le viabilità, ripeto, la vivibilità è importante, quindi dobbiamo migliorarla. Come dicevamo, tra due grandi città, Chieti e Pescara, ci sono due ospedali importanti, ma una nuova sede ASL è una prerogativa anche per il suo programma elettorale e per la sua candidatura. Sì, ringrazio di questa domanda. Noi oggi abbiamo una sede ASL purtroppo non efficiente come vorremmo tutti. Quindi tra gli impegni primari, come abbiamo già detto, è quello di ampliare, quello di veramente di dare un'assistenza diversa, più servizi, perché veramente c'è bisogno. Cioè noi, questa nostra posizione nevralgica ci porta, diciamo, ad accogliere, non a scappare. Noi oggi siamo costretti a uscire per avere delle determinate prestazioni, invece vogliamo che siano gli altri a venire da noi. Quindi farò l'impossibile per potenziare questa struttura. Anche grazie a un nuovo svincolo? Magari. Noi abbiamo chiesto anche questo. Un nuovo svincolo, una nuova, come dicevo prima, viabilità, ne cito una per tutte. Oggi abbiamo delle zone, purtroppo io chiamo periferica, ma ne sono orgoglioso di queste periferie, anche perché io sono nato in periferia, vivo in periferia, ma amo tutto il territorio. Quindi quando parlo di zone periferiche parlo di zone che hanno bisogno di collegamenti. Ne cito una a caso, ma tra i tanti che, ripeto, hanno bisogno di collegamenti, la zona fluviale, la famosa zona Levasse. E qui abbiamo inserito il programma una viabilità alternativa, quello di creare un tunnel sotto l'asse attrezzato che costeggia l'asse attrezzato, va in testa all'aeroporto e poi riporta il nostro cittadino o cittadina che sia con una viabilità in bici, in moto, cioè viabilità leggera, lo riporta in centro paese, evitando i pericoli purtroppo della strada attuale, che è molto pericolosa, con un ponte veramente, diciamo, ai limiti dei centimetri. Quindi questa è una delle piccole ma importanti traverse, arterie che andremo a creare, ma come d'altronde anche altre. La città che sorride, a chi deve sorridere San Giovanni? Deve sorridere a tutti. Noi siamo i primi a sorridere, vogliamo i nostri candidati col sorriso e vogliamo i cittadini sorridenti. Quindi vogliamo dare loro più servizi, come dicevo prima, più vivibilità, quindi fare in modo che loro, alzandosi la mattina, si trovino in un ambiente sano, un ambiente che li possa tranquillizzare. Quindi viva il sorriso e viva veramente la felicità. È indubbio che tanti cittadini anche delle zone limitrofe vengano o verranno a vivere a San Giovanni Teatino, e anche qui bisogna poi avere a che fare con le politiche sociali. Ecco, bisogna mettere tutti sullo stesso piano. Sì, noi sul sociale, come avrà visto il programma, ci lavoriamo parecchio. Per noi quello che oggi è il sociale è molto importante. Siamo orgogliosi anche di un'altra cosa fatta in questi ultimi anni. Noi abbiamo, sinceramente, raddoppiato è poco, abbiamo veramente aumentato di tanto, di un numero veramente alto, quelli che sono stati i servizi che abbiamo dato in questo periodo particolare di questo benedetto Covid, questa
questa tegola, chiamiamola così per dargli un termine leggero, che si sta schiacciando tutto, o meglio, speriamo che lo schiacciamento finisca. Quindi abbiamo dato veramente tanto, vogliamo dare ancora tanto e poi vogliamo puntare molto sull'inclusione, perché è molto importante oggi dare modo a tutti di avere lo stesso privilegio, di avere lo stesso rispetto e tutto ciò che occorre nella vita, perché quando parliamo di inclusione parliamo a 360 gradi di quello che è la vita della persona. Cioè oggi non dobbiamo fare, diciamo, ancora distinzioni, come purtroppo molte volte viene fatto, ma dobbiamo portare tutti, ragazzi e non, allo stesso livello. Quindi ben venga veramente un discorso di associazione unita, quindi un'inclusione totale senza distinzione di nulla. Siamo in chiusura, in 30 secondi l'appello del candidato sindaco Giorgio Di Clemente a tutti gli elettori del comune di San Giovanni Teatino. Sì, io mi rivolgo a tutti i miei cari concittadini, a tutti i cari elettori che mi hanno sempre stimato e apprezzato, di questo li ringrazio e sono certo, ma vi chiedo, nonostante questa mia certezza, vi chiedo se avete ancora fiducia in me, raddoppiate, triplicate quelli che oggi è stato il mio consenso, perché ne ho bisogno e la città ha bisogno di noi e di voi per un sorriso diverso. Il 4 ottobre anche gli elettori del comune di San Giovanni Teatino sono chiamati alle urne e ci sarà, scende in campo anche Verino Caldarelli con la lista civica Una Nuova Mossa. A lui chiediamo subito di fare il suo identikit. Verino Caldarelli credo che a San Giovanni Teatino, ma forse non solo a San Giovanni Teatino, è abbastanza conosciuto, in quanto ormai sono più di 40 anni che mi occupo del bene e dello sviluppo della mia terra. Nel 2011, al termine di un decennio favoloso, nel quale abbiamo letteralmente trasformato questo nostro borgo, usando un'espressione di un politico molto importante abruzzese, che ha sempre detto di aver trasformato uno svincolo autostradale in una moderna ed efficiente città, e al termine di questo 2011 pensavo che la mia avventura fosse ultimata. I 10 anni che hanno vissuto i nostri concittadini, gli ultimi, sono stati talmente terrificanti che molti cittadini, prima decine, poi centinaia, poi altre centinaia ancora, mi hanno chiesto di fare qualcosa, memori di quello che avevo saputo fare nel passato. E da qui è nata questa nuova mossa, ma non come azione mia personale, che ricevendo questo invito dai cittadini ho pensato di mettermi in testa e costruire una lista intorno a me. Abbiamo interloquito con la popolazione, facendola ragionare, coinvolgendola, cercando di tirar fuori dalla società civile delle proposte, delle risorse umane che avrebbero potuto fare l'interesse della nostra comunità. E da qui è nata un'aggregazione di persone, tutte giovani, meno giovani, ma tutte sicuramente nuove alla vicenda politica locale, che coscienti di quelli che possono essere i limiti di una formazione nuova come quella che si stava formando, hanno chiesto a me, reputando che io potessi avere quell'esperienza necessaria, di guidarli. Qui è nata la mia candidatura. Ecco, veniamo ai temi principali della sua campagna elettorale. 7 mosse per la città del futuro. Che cosa si immagina nel San Giovanni Teatino futuro? Ma San Giovanni, il nostro slogan "Torniamo al futuro" ha un significato, non è solamente uno slogan, è una espressione che richiama un po' la proiezione verso il futuro che questo paese aveva, come ho detto prima, nel 2011. Eravamo, senza tema di essere smentiti, il paese più attraente dell'intero Abruzzo. Lo testimonia un aumento demografico in quegli anni del 30%. Sono dati Istat, non sono così espressioni di tipo pubblicitario elettorale. E quindi quello che la gente si aspetta da noi è che questo ritorno al futuro, cioè quantomeno di ricreare quelle condizioni di servizi, di attenzione dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale. Credo che se cito la scuola civica musicale capiranno tutti di che cosa stiamo parlando, dei premi letterari, del festival jazz,
della possibilità per i ragazzi di fare sport, facendo spendere pochissimo alle famiglie, asili nido che costavano pochissimo e che vedevano liste di attesa anche di persone, famiglie di altri comuni per la qualità e per l'economicità di questi servizi. Ecco, già ripartire da questo sarebbe un grossissimo successo per il per la nostra comunità. Ecco, parlava di servizi, vediamo la parola chiave, efficienza. Ma l'efficienza credo che sia testimoniata dai fatti. Il comune in quegli anni dava dei servizi, non c'era bisogno di ricorrere alle conoscenze in comune per avere quelli che sono i diritti dei cittadini, e questo noi crediamo di poterlo ricreare senza ombra di dubbio, ripartendo e rimettendo in campo quelle che erano le risorse e anche i comportamenti che abbiamo già tenuto nel passato. San Giovanni Teatino sta diventando sempre di più, anno dopo anno, una grande città, visto anche la vicinanza a due grandi città metropolitane, e tanti vengono a vivere qui. Quindi c'è bisogno di sostenibilità, ci sono dei problemi derivanti da questa. Che cosa significa per lei sostenibilità? Sostenibilità significa stare vicino alle famiglie, alle categorie che soffrono. Noi abbiamo ormai i tempi moderni delle situazioni, abbiamo tanti single, abbiamo tante vedove, abbiamo tante famiglie monogenitoriali, abbiamo delle famiglie con problemi di ragazzi che hanno delle patologie che vanno assistiti. Noi abbiamo bisogno di un comune che sappia stare al fianco di tutti i cittadini perché non ci sia un secondo rispetto agli altri. Ma ci sono anche tanti altri problemi derivanti anche da quelle che sono le materie prime, ce ne viene in mente una, quella dell'acqua. Ma quella dell'acqua le tocca un tema che di questi giorni è di grande attualità. Sarebbe sufficiente per tutti rileggere e riascoltare il comizio di chiusura di 5 anni fa. Un comizio di chiusura nel quale ho dedicato un quarto d'ora alla sciocchezza che l'amministrazione stava facendo in quel momento, ovvero l'affidamento delle nostre reti perfette, ricostruite, le migliori d'Abruzzo, con la minore dispersione d'Abruzzo, all'ACA, in stato fallimentare e per di più anticipando e pagando per conto dell'ACA la somma di oltre 1.200.000 euro. Una sciocchezza così definita allora e che ha determinato gli effetti che le famiglie di San Giovanni Teatino stanno pagando oggi. San Giovanni Teatino comunque è una città abruzzese, quindi c'è turismo, c'è agricoltura, c'è commercio. Ecco, vanno sviluppati questi tre temi, ma sempre insieme. Sì, vanno sviluppati insieme, ma noi siamo conosciuti come il comune con il maggior numero di centri commerciali. Ecco, una cosa che vogliamo mettere in chiaro: noi non cederemo più aree, terreni, territorio ai centri commerciali. Siamo ben coscienti che quello che c'è è anche troppo, siamo coscienti che se permettiamo l'apertura di altri centri non facciamo altro che determinare la chiusura di altri, e la nostra politica va in altra direzione, che è quella di creare nuove forme di occupazione, come ha detto lei giustamente, fidando molto sul turismo. Abbiamo degli elementi che possono essere trainanti, nuovi per noi, quale ad esempio la chiesa progettata dal maestro Botta, che può essere motivo di richiamo, e noi a quello dobbiamo aggiungere altri servizi nel campo sportivo, nel campo ambientale, nel campo dell'accoglienza. Oggi San Giovanni Teatino è un comune che ha carenza dal punto di vista dell'accoglienza. Ecco, noi dobbiamo essere in grado di preparare dei pacchetti perché il turismo riscopra San Giovanni Teatino, in modo che i nostri giovani possano pensare a un futuro diverso dall'essere un semplice commesso di un centro commerciale. È evidente che in questo, soprattutto per quanto riguarda il turismo, San Giovanni Teatino è anche avvantaggiata, è una città che comunque ha un aeroporto. Sì, un aeroporto che fino ad oggi ha rappresentato un problema e che noi da questo momento in poi vogliamo sfruttare come importantissima risorsa. Siamo in conclusione, in 30 secondi l'appello del candidato sindaco Verino Cardarelli a tutti gli elettori del comune di San Giovanni Teatino. Ma il mio appello fonda su quella che è stata la sollecitazione ricevuta dai cittadini, cioè quello di fare qualcosa. Io credo di aver risposto a quest'appello, in maniera, voglio dire, così come mi veniva chiesto, coerente, proiettato per il futuro e quindi nel senso del rinnovamento.
crediamo di aver messo insieme delle persone di una grandissima qualità, come i cittadini, grazie al tour che stiamo facendo nelle contrade, hanno avuto modo di scoprire, ragazzi e ragazze che hanno dei cuori grandissimi, ragazzi e ragazze che hanno intenzione di mettere a disposizione della nostra comunità questo loro grande cuore insieme alla mia esperienza, per cui credo che in questo ci sia la consapevolezza da parte dei nostri concittadini di votare la nuova mossa.